Eccoci Benedetta, siamo qui con Francesco Facciola che rappresenta stradesicure.it, l'associazione ternana che si occupa di sicurezza stradale, e qui abbiamo voluto proprio nella kermesse dimostrativa delle vetture partire dalle macchine che hanno corso la mille miglia fino a quelle degli anni 70, fino all'ultima evoluzione che sarà protagonista della mille miglia green, la 500 elettrica. Quest'anno per la prima volta a mille miglia, oltre la parte storica, solcheranno le nostre strade la prima mille miglia green interamente su tutto il tracciato dei 1800 km, e oggi come allora la mille miglia vuole portare in strada la mobilità del futuro, come fece nel 27 sulle strade sterrate portando le prime macchine. Al pari dell'evoluzione motoristica si è evoluta anche la sicurezza della strada, e quindi prego Francesco, illustraci come... Sì, facciamo questo percorso, facciamo lungo la storia, che fin dal 1927 non abbiamo veicoli rappresentativi, ma possiamo iniziare dalla balilla Coppa d'Oro. C'era anche la versione mille miglia con i parafanghi anteriori alleggeriti, un'auto che parte da una meccanica che poi ritroveremo fino alla 1100 della fine degli anni 60, fino alla 1100R, che ha portato dei risultati significativi, sebbene in tema di sicurezza stradale non avevamo ancora delle caratteristiche poi attuali come la scocca portante. Quindi quest'auto è del 1934, ha partecipato non questo esemplare ma come modello alla mille miglia storica, quella a cui faceva riferimento Umbro Passone, con il sedile, diciamo, del passeggero, che è anche di quello che poi si chiamerà navigatore, arretrato, per avere più possibilità, più spazio di manovra anche per supportare il conducente. Una strumentazione già analogica, molto completa, con manometri, contagiri di precisione, diciamo, contagiri a sinistra. Una domanda specifica che ti faccio. Lati positivi e negativi in tema di sicurezza di questa vettura? In tema di sicurezza voglio dire, qui non abbiamo strumenti. Ad esempio, vogliamo partire dalle cinture di sicurezza. È interessante però rilevare che le cinture di sicurezza vengono introdotte per la prima volta sperimentalmente nelle auto della competizione nel 1932. Nel 1932, al Gran Premio di Monza, l'ingegner Piero Taruffi ipotizza una prima ipotesi molto rudimentale di impiego di queste cinque di chioio per trattenere il pilota al sedile. Quindi siamo, diciamo, campioni che sia su pista con Piero Taruffi, ma anche in tema di sicurezza. Certo, l'ingegnere, diciamo, esatto, rappresenta nel percorso evolutivo anche della sicurezza stradale, l'ingegner Piero Taruffi, che io ricordo quando ero veramente piccolo a Vallelunga negli anni 70, una connotazione importante e anche qualcosa di esclusivo, perché poi personalità di quel tipo poi non abbiamo più avuto. Questa è la 1009, che è l'auto che a me, diciamo, è particolarmente cara, perché poi è quella che segnerà l'inizio della motorizzazione veloce della Polizia di Stato, della pubblica sicurezza. Ricordiamo le gesta del maresciallo Spadafora. Che caratteristiche ha questa vettura? Questa vettura nasce direttamente dall'esperienza delle competizioni. Gonsalvo Sanesi era il collaudatore dell'Alfa Romeo, che partendo dalla mille miglia, dalle sue esperienze, ha portato la propria pratica, diciamo, più che l'aspetto ingegneristico, a tradurre l'auto da competizione. Ciò che è sicuro e funzionale per l'auto da competizione diventa sicuro e funzionale per l'auto di serie. L'auto è a scocca portante, quindi non c'è la scocca, la parte superiore della carrozzeria abitata come l'unica scocca, è una trazione ovviamente posteriore. Il motore debutta il bialbero 4 cilindri Alfa Romeo, che poi vediamo declinato fino all'inizio degli anni 90 con lo Spider quarta serie. Quindi è un motore che ci accompagna dal 51-52, quando inizia a essere sperimentato per la 1009, fino a metà degli anni. Allora, anche essendo di serie, Francesco, come è migliorata questa vettura rispetto a una degli anni 30? Allora, i miglioramenti sono nella larghezza, abbiamo detto la scocca portante, quindi maggiore rigidezza
torsionale, quindi l'auto in curva non flette, carreggiate più larghe, uno studio particolare della sospensione posteriore, perché ricorda dagli scritti di Salvo Sanesi che inizialmente la ruota posteriore interna, e questa è una cosa che dava molta preoccupazione, rimaneva alzata rispetto al terreno, e quindi lì si fece tutto una valutazione micrometrica tra pratici, diciamo, collaudatori e ingegneri, e si trovò la migliore soluzione. Passiamo adesso a una Giulietta. La Giulietta Sprint, che è l'alter ego dello Spider Alfa Romeo. La Giulietta Sprint è la prima Giulietta che nasce, perché la Giulietta Sprint precede nella presentazione del 54 sia la Giulietta Berlina che la Giulietta Spider. È disegnata da Bertone, a differenza della Spider, che invece viene affidata a Pininfarina. Il bialbero viene tradotto dalla 1009 a 1290, che è la cilindrata poi che ritroviamo nelle ultime, ecco, anche la stessa motorizzazione, diciamo, come cubatura la troviamo anche nel GT Junior, che qui adesso facciamo un salto ventennale, qui siamo al GT Junior unificato del 1974 Alfa Romeo, sempre di segno di Bertone, step stilistico evolutivo successivo rispetto alla Sprint. Questa è una linea tipicamente metà anni 60, ma ancora attuale negli anni 70. La motorizzazione parte da un carburatore doppio corpo e una potenza nell'ordine degli 84-85 cavalli DIN, degli 80 scazzi alla DIN, fino a ottenere una potenza di 89, una potenza specifica di 89 cavalli DIN, secondo la normativa tedesca, che è una potenza specifica cavalli per litro, che è ancora attuale rispetto a motorizzazioni ovviamente non sovralimentate. La caratteristica di questo motore è che l'alimentazione è singola, vale a dire come se fosse un carburatore per ogni cilindro, due carburatori più dopo, forse un proprio carburatore per ogni cilindro. Adesso facciamo proprio adesso un salto, facciamo un salto generazionale, epocale, che però ci riporta alla filosofia della mille miglia con le 500 elettriche messe a disposizione dall'automobile. Diciamo che non andiamo molto lontani in forma stilistica, perché questo è un simbolo del Made in Italy che la Fiat l'ha sposato proprio come cavallo di battaglia per far vedere la tradizione stilistica ma anche costruttiva della mitica 500. E se doveste vedere una nuova 500, la 500 viene presentata nel 2007, è una linea con alcuni accorgimenti ancora assolutamente attuale, dagli specchietti posteriori la potete confondere, a parte questa, diciamo, l'evoluzione, lo step evolutivo ultimo con i LED, la potete confondere con la vecchia 500 per come è dislocato il fanale, il gruppo fanale e la freccia. E qual è il senso oggi di avere in un prologo della mille miglia la 500 elettrica? Nel 1927, negli anni 20 del secolo scorso, la novità era rappresentata dal veicolo, c'era chi non aveva mai visto una vettura in giro e si trova improvvisamente questi bolidi da corsa. Quindi la novità era allora la motorizzazione, la novità di oggi della motorizzazione qual è? La nuova frontiera, che è l'elettrico. 500 è un elettrico, è elettrico totale, è una vettura che rispetto anche ad altre, diciamo senza far confronti troppo specifici con la concorrenza, ha un'autonomia di assoluto rilievo superiore ai 300 km dichiarati. E dicevamo, proprio quest'anno appunto la mille miglia, per la prima volta i concorrenti della mille miglia green percorreranno i 1800 km, quindi è stata studiata appositamente per far sì che fosse possibile percorrerla. Qui no, cosa diciamo di sicurezza? Siamo al top? La sicurezza dobbiamo fare un ragionamento, perché io sono, diciamo, un po' un pioniere, perché le prime BMW a Roma posso ragionevolmente dire di averle guidate io, BMW elettrica. E il problema qual era? Al di là della perplessità dei vigili che se l'avevano in Piazza di Spagna piuttosto che in Piazza d'Avona, e poi assolutamente circolare,
c'era il problema dei passanti, perché è talmente silenziosa che per assurdo il problema della sicurezza riguarda, come dire, l'interfacciarsi con i pedoni, con gli utenti ordinari che vengono sorpresi. Infatti anch'io ieri sera, utilizzandola in centro, e ci siamo anche incontrati con Marco, dovevo fare i conti con questa, anticipare, evidenziare la mia presenza per evitare, ecco, che collisione. Bene Francesco, grazie per la competenza, grazie mille per l'intervento. Ora